Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, sul grande sagrato, il sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Qui ci sono stati due papi, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, e oggi vogliamo raccontarvi quanto era importante per Padre Pio la filiale devozione che aveva nei confronti del Papa e voleva che i suoi figli spirituali lo imitassero in questo. Ad esempio, la testimonianza di padre Tarcisio Zullo, che scrive: era l'anno mariano del 1954 e vedendo tutta quella gente che accorreva a San Giovanni Rotondo, scherzando, gli dissi: padre spirituale, vorrei vedere una cosa. Se fossimo in piazza San Pietro e lì ci fosse lei e poi il Papa, sarei curioso di sapere, prendendo voi due vie diverse, la gente correrebbe più dietro al Papa o dietro a Padre Pio? E subito rispose Padre Pio: andrebbero tutti dietro al Papa, perché il primo a correre dietro il vicario di Cristo sarebbe proprio Padre Pio. Ernesto Paita, medico della Casa Sollievo, che scrive: in confessione stavo per dire a Padre Pio che avevo criticato il Papa. Egli non mi lasciò neanche finire l'espressione ed esclamò: e come ti permetti? Lo stesso confratello, ovvero padre Tarcisio Zullo, ebbe da Padre Pio un breve ma forte rimbrotto. Infatti lui scrive: quando uscì la vita di Padre Pio scritta da Domenico Argentieri, lui espresse giudizi molto pesanti nei confronti di Pio XI e racconta padre Tarcisio: a me Giovincello ciò per la verità fece anche piacere, in quanto sapevo che proprio sotto il suo pontificato Padre Pio ebbe molto a soffrire. Mi sembrava che lo scrittore avesse fatto anche una giusta rivendicazione, cosa che invece non accettava Padre Pio. Infatti, allora, un giorno, lui racconta nelle sue memorie, volle accennare questo a Padre Pio, ma ebbe a dire solamente: padre Domenico Argentieri, Padre Pio, senza farmi aggiungere un'altra sillaba di quello che stavo dicendo e alzando il tono della voce in modo brusco, deciso, disse: smettila.